Buonasera a tutti, stasera ci troviamo in collegio arcivescovile Castelli di Saronno, dove ci sarà il primo dei tre incontri sul Concilio Vaticano II. Ma stasera è anche una serata particolare. Proprio qualche minuto fa abbiamo avuto il nome del nuovo Papa, Francesco I, e direi che è proprio stata una grande gioia per tutta la Chiesa. Abbiamo ora a disposizione il nostro rettore Don Paolo Fumagalli, che forse vuole intervenire, vuole subito dire a caldo qualche sua emozione su questo nuovo Papa che guiderà la Chiesa in modo santo. Don Paolo, cosa ne pensa di questo nuovo Papa che è stato eletto proprio qualche minuto fa? Guarda, la sorpresa prima di tutto, perché tra i nomi che giravano ultimamente il suo non è mai risuonato, ma sicuramente è un personaggio straordinario per quel che ho letto, per quel che ho visto anche in passato. Gesuita, grande amico dei poveri, ha saputo dare un segno particolare alla sua diocesi, proprio a partire dall'attenzione per gli ultimi, l'attenzione per i più deboli, e questo penso che lo possa davvero far diventare un papa straordinario. Non è un caso che stasera qui parleremo della Gaudium et Spes, la Chiesa nel mondo contemporaneo, uno dei documenti più originali e innovativi del Concilio Vaticano II. Ecco, mettendo insieme i due segni, penso che per noi si possa aprire un futuro radioso, e di questo sono proprio felice. Come già anticipato Don Paolo, la serata di stasera avrà come tema principale appunto la Gaudium et Spes, una costituzione della Chiesa sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, uno dei documenti più importanti e fondamentali della Chiesa Cattolica. Perché è un documento così importante? Un documento importante innanzitutto per lo scopo di questa Costituzione. Lo scopo qual è? È quello di dimostrare che la Chiesa vive nel mondo contemporaneo. I sacerdoti, il clero, i religiosi, le religiose, i laici, ogni giorno hanno a che fare con aspetti della vita quotidiana, quindi portano la loro religiosità nella politica, nella cultura, nei rapporti internazionali, ma anche nell'edificazione della pace. La Gaudium et Spes ha come contenuti due nuclei fondamentali. Il primo nucleo fondamentale riguarda un po' la vita e il significato della vita. Il secondo nucleo fondamentale è appunto come applicare negli aspetti quotidiani la vocazione dell'uomo, la vocazione teologica dell'uomo. È una costituzione molto amata dal beato Giovanni Paolo II, e ritengo che questa sera, se noi sapremo avere come chiave di lettura appunto lo scopo, che è quello di unire la Chiesa nel mondo contemporaneo, troveremo che questo incontro sarà un incontro vivo, dove i padri conciliari ci lasciano il loro messaggio e ci rinnovano il nuovo messaggio, perché noi possiamo vivere con fede ancora più viva l'impegno della Chiesa. Buonasera a tutti. Benvenuti, inizio con il saluto del nuovo Papa, perché noi siamo in comunione con lui. Penso che anche questa sera, forse magari qualche presenza in più è dovuta all'accoglienza del nuovo Papa, magari davanti alla TV. Diciamo insieme una preghiera per tutta la Chiesa, per Papa Francesco, perché insieme possiamo continuare questo cammino che già questa sera noi facciamo, approfondendo la Gaudium et Spes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non
ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Presento Don Francesco Scanziani, che è del seminario di Benevono. Non rubo tempo alle presentazioni, magari lui aggiungerà qualche cosa di suo, e sicuramente il tema della Gaudium Spes, che viene dopo quello della Lumen Gentium che abbiamo trattato nello scorso incontro, pare molto fruttuoso, che abbiamo avuto insieme a Ro, ci fa proseguire questo cammino di riscoperta del Vaticano II. Buonasera a tutti, ben trovati. Anzitutto scusatemi il ritardo, ma comprensibile perché eravamo tutti incollati in seminario davanti alla televisione per vedere e accogliere il Papa, che credo ci abbia commosso tutti con questo inizio in preghiera, in ginocchio, chiedendo la preghiera, la benedizione a tutti noi. Ecco, credo che sia davvero un incipit che questa sera ci rende molto facile l'incontro, perché ci ha fatto respirare immediatamente qualche cosa del clima del Concilio Vaticano II. Quante volte ha parlato della Chiesa locale, del Vescovo di Roma, del popolo di Dio, tutto il linguaggio che affronterete. La Lumen Gentium non l'avete ancora fatta, sì, giusto? L'avete già fatta, ecco, allora siamo già in famiglia. Vogliamo entrare questa sera nell'ultima delle costituzioni del Concilio Vaticano II, promulgata il 7 dicembre 1965, il giorno prima della chiusura, proprio l'ultima parola, che è stata però non la conclusione semplicemente del Concilio, ma l'apertura del nuovo stile di Chiesa, la Gaudium et Spes. Allora diamo subito la parola ai padri conciliari, che nell'incipit di questa Costituzione esordiscono così: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. È stupendo questo atteggiamento di nuovo della Chiesa, che si sente in sintonia proprio in quella unione musicale, sullo stesso tono, con le gioie e le speranze, così come con i dolori e le sofferenze di tutti gli uomini. Don Torino Bello, in un efficace commento, diceva così: una lunga e corretta spiritualità cristiana ci aveva insegnato che esistono i cirenei che portano la croce e dunque che condividono i dolori e le angosce degli uomini. Mai c'era stato fatto balenare davanti agli occhi la possibilità che esistessero anche i cirenei della gioia. E che i cristiani dunque sono chiamati, anzi già lo fanno, a condividere sia le lacrime che i sorrisi degli uomini di questo mondo. Pensateci, è con queste parole che inizia la chiusura del Concilio Vaticano II. Una fine o un nuovo inizio? Sono le porte del Concilio che si chiudono, o forse un portone che si spalanca sul mondo? Fu dichiarata una vera e propria rivoluzione copernicana, espressa proprio nella Costituzione Gaudium et Spes. Lo sa anche chi, come me, al tempo del Concilio non c'era ancora, neanche nella mente della mamma e del papà. Cioè il Concilio ha girato l'altare, che è un gesto simbolico per dire: ha proprio cambiato. Ha cambiato che cosa? Il volto di una chiesa, il volto del sacerdote che celebrava guardando il Signore, e si è girato di 180 gradi, non per voltare le spalle al Signore, ma quasi per mettersi nella sua stessa posizione e guardare dentro il cuore della Chiesa, in direzione di tutto il mondo. Chissà che questo semplice gesto simbolico non dia nome e forma a quella rivoluzione copernicana, così Luigi Sartori, un grande ecclesiologo padovano, ha nominato proprio il cammino del Concilio Vaticano II, e in specie la rivoluzione della Gaudium et Spes. Una Chiesa che guarda
con gli occhi di Gesù dentro il suo corpo in direzione di tutto il mondo. Davvero fu una vera rivoluzione. Fu vera gloria. La Gaudium Spes è tra i documenti che hanno suscitato le reazioni più forti in direzione opposta, sia per chi la esalta che per chi la denigra. Pensate, fin nell'immediato dopoconcilio c'è chi ha detto: ma la Gaudium Spes è il cestino di tutti quei temi preparati negli schemi preparatori, sapete che erano 73 schemi, che poi sono stati nella prima sessione del concilio messi da parte, e quelli che non sapeva più dove mettere li ha messi prima nello schema 17, che poi è diventato lo schema 13, che poi è diventata la Gaudium Spes, e quindi sembrerebbe il cestino dei rifiuti di ciò che non ci stava da altre parti. Per altri invece è l'emblema del cammino che la Chiesa ha fatto nel Concilio Vaticano II. Alcuni addirittura criticano la speranza che si trova dentro la Gaudium Spes, come se fosse una speranza ingenua, un po' giovanile, frutto cioè dell'entusiasmo dei favolosi anni 60 e frutto anche del cambiamento della Chiesa del Concilio. Fu vera gloria dunque. Come uscire da questi interrogativi? Come non prendere la Gaudium Spes solo per un valore sintomatico, come diceva buon Don Pino Colombo, uno dei grandi teologi della nostra scuola, solo a slogan, presa cioè per quelle belle frasi che funzionano magari per confermare ciò che già abbiamo nel cuore. Come comprenderla? Ecco perché il primo passo l'ho titolato così: preamboli interpretativi, o se volete più tecnicamente dovremmo dire criteri ermeneutici. Come faccio cioè a interpretare correttamente questo documento, come gli altri documenti della Chiesa? Beh, il primo passo è: prendetelo, leggetelo, finisce bene, come diceva Ramasi a noi. È un bel testo, magari non sempre facile in tutti i passaggi, ma ricco, ricco. E lo troverete quando poi arriverete nella seconda parte, quella dove si parla della famiglia, della cultura, del lavoro, della politica, della pace. Lo troverete di grande attualità ancora. Allora, il primo passo è di leggerlo, ma tutti coloro che lo leggono seriamente si troveranno prima o poi a dirsi: ma lo sto comprendendo bene? Che cosa voleva dire? Non è che rischio di vedere ciò che i miei occhi notano, ossia, detto più tecnicamente, il rischio di fronte a documenti così è quello di leggerli in maniera anacronistica. Retroproiettiamo su un testo antico le nostre domande, cercando di trovare risposte a interrogativi che magari neanche si ponevano. Come faccio allora a mettermi davvero in ascolto del messaggio dei padri conciliari? Beh, già avere nel cuore questa domanda è un ottimo punto di partenza. Qual è l'intenzio dei padri? Qual è l'intenzione loro? E come si fa a scoprirlo? Lì vi ho lasciato tre passaggi iniziali. Per i nostri bravi preti, che sicuramente sono abbonati alla Scuola Cattolica, che è la rivista teologica del seminario, ci saranno alcuni articoli sui prossimi numeri che aiutano ad entrare criticamente, attentamente nel testo del Concilio. Qui ricordo questi tre criteri. Il primo, la genesi dei documenti. Secondo, il contesto teologico. Terzo, leggere il concilio con il concilio. Primo, la genesi dei documenti, cioè dovremmo conoscere come un testo è nato. Perché nessun teologo, nessun vescovo, nessun cardinale, neanche il Papa ha scritto la Gaudium Spes come gli altri documenti dal mattino alla sera, e neanche dalla sera al mattino. Non è il frutto di una mano che è in maniera diretta e unitaria steso un testo. La Gaudium Spes non c'era neanche nei programmi iniziali, è nata progressivamente e ha vissuto un lungo travaglio. Conoscere cioè, ad esempio, che a un certo punto, quando c'è stata la commissione, l'ultima commissione, ad Ariccia, sapete dov'è Ariccia? Sapete perché è famosa Ariccia?
capite che allora anche le commissioni teologiche durante i periodi, tra virgolette, di riposo del concilio lavoravano nei posti giusti, perché a Roma in estate fa troppo caldo, allora si andava sui colli, perché anche il corpo fa bene, e se il corpo sta bene fa bene, fa meglio alla teologia, insomma. Ecco, ad Ariccia intervenne una commissione guidata da un vescovo polacco, un certo Karol Wojtyla, il quale propose tante osservazioni che non poterono essere integrate perché sostanzialmente chiedeva di revisionare tutto lo schema che si era preparato, ma ormai eravamo nel 64, no, eravamo già nel 65 e quindi non c'era più tempo per rifarlo, ma venne accolta una sua preziosa indicazione, arrivando dalla Chiesa dell'Est, la Chiesa della sofferenza, del silenzio, propose che venisse stemperato un eccessivo ottimismo eurocentrico e soprattutto dell'Europa occidentale, per tenere conto del mistero della sofferenza, del male presente. E allora questo tratto venne inserito. Capite che allora, per me, giovane teologo, rileggere che poi critiche che ancora oggi accusano la Gaudium et Spes di un ottimismo ingenuo o di una speranza sociologica e non fondata teologicamente, lascia qualche dubbio che chi pone queste critiche sappia almeno come è nato il testo. Capite cioè che la serie di dibattiti, di travagli, di discussioni ci permette di comprendere dove vanno gli accenti del documento. Se su un punto hanno lavorato molto, ci hanno tenuto, sono stati a calibrare persino le parole, capite che quello è un testo raffinato e di grande passaggio. Altri invece possono essere un po' più semplici. Ecco, un primo criterio che ci fa toccare con mano, che questo non è un testo piatto, ma che già la sua storia ci fa dire ci sono dei monti e ci sono delle valli, ci sono dei passaggi decisivi e altri che sono stati magari di compromesso. Ma accanto a questo c'è un secondo criterio molto importante, ed è il contesto storico teologico dell'epoca, cioè ricordare, diciamo così, come era insegnata la teologia o il rapporto Chiesa e mondo in quegli anni, e vedere come qui è proposto è importante, perché ci fa vedere continuità e discontinuità. Ci fa vedere, ad esempio, lo cito per i miei confratelli o per chi sa un po' di teologia, ci fa vedere che fino a quegli anni veniva insegnata l'antropologia teologica, che non, o meglio, De Deo Creante et Elevante, con due grandi categorie, il naturale e il soprannaturale, uno giustapposto all'altro. Voi leggete questo testo e vedete se riuscite a trovare la parola soprannaturale, con precisa intenzione. I padri non hanno mai voluto utilizzare questa parola, proprio per evitare quel dualismo. Allora capisco che in quel contesto i padri hanno fatto una scelta di novità, di discontinuità, volevano superare una divisione tra la natura e la soprannatura, cioè tra la libertà e la grazia, tra l'uomo e Dio. Poi magari non sono riusciti a dire in positivo completamente come le due stanno insieme, ma capite che in quel contesto lì il passo in avanti fatto era enormemente innovativo. È come se avessero fatto da 2 a 9, a noi tocca fare da 9 a 10, non è che siamo più bravi, dobbiamo anzi ringraziare quella novità. Ecco, credo che tenere, come abbiamo imparato per l'esegesi biblica, ad esempio, il testo nel contesto e anche nel contesto storico-teologico, capite che ci permette di dare una migliore valutazione. L'ultimo criterio è leggere il concilio con il concilio, ed è quella citazione che vi ho lasciata, consegnataci dal sinodo del 1985, che nelle sue conclusioni dava questa indicazione per leggere il concilio. L'interpretazione teologica della dottrina conciliare deve tenere presenti, primo,
tutti i documenti in se stessi e nel loro rapporto stretto con gli altri, in modo che sia possibile comprendere ed esporre il significato integrale delle sentenze del Concilio. Si deve dedicare un'attenzione speciale alle quattro costituzioni maggiori del Concilio, le quali sono la chiave interpretativa degli altri decreti e dichiarazioni. Non è lecito separare l'indole pastorale dal vigore dottrinale dei documenti, così anche non è lecito scindere spirito e lettera del Concilio. Quattro criteri che sintetizzerei così: leggere il Concilio con il Concilio. Cioè, bisogna leggere tutti i documenti, non è che uno seleziona quelli che gli interessano, tutti. Tutti insieme, ma con dei vertici, che sono le Costituzioni. Un po' come quando noi contempliamo la nostra splendida catena del Monte Rosa. È bella vederla, magari nei giorni scorsi innevata al tramonto. Eh sì, però il Monte Rosa, il Cervino, quando è bello, il Monviso spiccano. Ci sono delle cime e dalle cime si comprende meglio il resto. Vedete cioè che il Concilio stesso dall'interno ci dà già dei criteri per rileggerlo. Non sono tutti. La teologia, la Chiesa, in questi 50 anni ha anche sviluppato altri criteri. Ma se noi fossimo già concordi nel partire da questi criteri, leggere il Concilio con il Concilio, tenendolo nel suo contesto storico e tenendo conto della sua genesi, avremmo, a mio giudizio, una base sufficiente per poter uscire dal rischio del soggettivismo, del interpretare il Magistero del Concilio secondo i nostri gusti. E soprattutto ci accorgeremo che il testo, che prendendolo da soli è in 2D, è piatto, diventa in 3D, incomincia a acquistare rilievo, da sé solo. E allora possiamo fare un ascolto attento. E allora è per questo che per ascoltarlo vi ho lasciato lo schema, così almeno avete un po' la cartina di come è strutturato il testo. Anzitutto il proemio, tre numeri importantissimi, perché sono densi e sintetici. Poi la prima parte, che si chiama esposizione introduttiva, dal 4 al 10, una inserzione fatta scrivere nella prima bozza da un sociologo francese, François Houtard, che è stata inserita in un secondo momento e serve per dire: se vogliamo parlare della missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, cominciamo a descrivere com'è questo mondo. È una rilettura interessante che offre una panoramica del mondo d'oggi con una chiusura fortemente cristologica. E poi due grandi sezioni. La prima, la Chiesa e la vocazione dell'uomo, e la seconda, alcuni problemi più urgenti. La prima, la Chiesa e la vocazione dell'uomo, ha tre capitoli più un quarto. Tre capitoli che sono la persona umana, la comunità degli uomini, la missione, l'uomo nel mondo, ossia il lavoro, e il quarto, la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, che è il titolo, la Chiesa nel mondo contemporaneo. Sarebbe interessante avere tempo per dire: ma come mai il titolo, il programma dei lavori, viene sviluppato così tardi? Come mai c'è bisogno di fare tanti passi per arrivare? Cercheremo di dire una parola. La seconda parte, alcuni problemi più urgenti. E vedete che sono problemi urgenti degli anni 60? La famiglia, la cultura, l'economia, la politica, la pace. Forse problemi urgenti della Chiesa o della vita degli uomini di sempre. Ecco perché sono pagine a cui ritornare. Allora, che cosa possiamo fare per entrare nella lettura? Io partirei dal titolo. Sarei già contento di riuscire a condividere con voi il messaggio, anzi oserei dire la lezione di stile, che è già contenuta nel titolo. La Chiesa nel mondo contemporaneo. Sono tre parole: Chiesa, mondo, nel. Ed è su queste tre parole che si gioca la rivoluzione copernicana, così come l'ha definita Luigi Sartori, perché dice: se guardiamo attentamente quello che è avvenuto,
Possiamo dire che in questo titolo c'è il superamento di un atteggiamento di contrapposizione della Chiesa che stava di fronte al mondo, se non contro il mondo. La formula del out-out, o sei nella Chiesa o sei nel mondo. È un atteggiamento che forse nel nostro sano popolo cristiano italiano forse non si viveva molto, perché anche se solo guardiamo Don Camillo e Peppone, ecco, era una guerra bonaria, non si poteva dire che c'era una contrapposizione Chiesa e mondo. Ma in realtà questo stile nell'epoca moderna è reale, molto presente. C'era una separazione della Chiesa da una parte e del mondo dall'altra. Da una parte la fede, dall'altra la ragione. Da una parte la teologia, dall'altra la filosofia. La Chiesa si intende del fine soprannaturale e il mondo del fine naturale del mondo. C'era una rigorosa separazione. Ebbene, non si sceglie questo, che era il respiro comune, l'atmosfera diffusa. Verrebbe da dire, si passa da un atteggiamento di contrapposizione, di distanza, a uno di collaborazione. Sì, ma non ci si accontenta di passare dall'out-out al semplice et-et, Chiesa e mondo. È importante notare che la scelta è di titolare e quindi di indicare come missione quella della Chiesa di essere nel mondo, dalla contrapposizione alla giusta posizione, a riconoscere più profondamente che c'è una relazione originaria e costitutiva tra Chiesa e mondo. Cioè, che la Chiesa si riconosce già nel mondo. La relazione non è da istituire, da inventare, c'è già. A noi è chiesto di interpretarla. Perché? Domandatevi, dove finisce la Chiesa e dove incomincia il mondo? La sacrestia è nella Chiesa o nel mondo? E la piazza della Chiesa? Beh, dipende, se c'è da aggiustare, meglio che sia del comune, se no appartiene alla parrocchia, no? Qual è il confine tra Chiesa e mondo? Che poi è un po' come il confine, diceva Rainer, tra natura e soprannatura. È una separazione astratta, che non esiste. Ecco, Sartori ritiene che qui sta la rivoluzione copernicana del Vaticano II. L'aver riconosciuto, cioè, che la Chiesa è già nel mondo, poi la relazione che c'è con il mondo, questa sì va interpretata diversamente. Potrebbe essere che nasciamo in un contesto storico in cui la relazione è positiva, oppure in cui è problematica, in cui la relazione è rotta. Sta a noi, a ciascuna generazione, vivere cristianamente una relazione che c'è già, che ci piaccia o no, c'è già, la Chiesa è nel mondo. Perché? Ecco qui il fondamento del rapporto Chiesa e mondo, raccolto in queste tre parole. Chiesa, la prima parola, dice che tutto dipende dall'immagine di Chiesa che abbiamo. Sono i padri che lo dicono, Gaudium et Spes 2, alla seconda riga. Per questo il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il mistero della Chiesa, passa ora. No, non passiamo, fermiamoci un attimo, perché questa incidentale è importante. Avendo penetrato più a fondo il mistero della Chiesa. Voi che avete già fatto la Lumen Gentium, sapete quando il Concilio ha già penetrato più a fondo il mistero della Chiesa. Anzi, vi ricordate che proprio il titolo del capitolo 1 della Lumen Gentium è il mistero della Chiesa. Ah, allora è un aggancio piccolo, ma che connette immediatamente la Gaudium et Spes alla Lumen Gentium. Vuol dire che si può comprendere questo riconoscimento della Chiesa di trovarsi già nel mondo contemporaneo, perché prima ha riflettuto su di sé. Ricordate quella grande chiave sintetica che aveva lasciato Paolo VI nel discorso di apertura della seconda sessione del Concilio. E guarda caso, ancora una volta, il Concilio si può leggere con il Concilio, cioè dall'interno del Concilio abbiamo i criteri interpretativi adatti.
Paolo VI diceva: i compiti principali del Concilio, che per ragione di brevità indicherò nei seguenti quattro. Prima, la conoscenza, o se così piace dire, la coscienza di Chiesa, la sua riforma, il dialogo con le altre confessioni e infine il colloquio con tutto il mondo. Un progetto che è stato definito panecclesiocentrico, già, perché aveva al centro la Chiesa. E dunque un discorso autoreferenziale, la Chiesa, nel momento in cui si è guardata dentro per rispondere all'interrogativo Chiesa chi sei, che cosa ha risposto? Cristo è la luce delle genti, Lumen Gentium è Cristo. Le prime parole della Costituzione dogmatica sulla Chiesa parlano di Gesù, è stupendo. Guardate come appunto sono sintetiche ed efficaci queste parole, che certamente sono tra le più levigate. L'incipit del discorso sulla Chiesa non è parlare della Chiesa, ma è parlare di Gesù. Vedete che in questo modo la Chiesa è decentrata, o meglio, ritrova al suo centro Gesù Cristo. È una delle parole più utilizzate dalla teologia post-conciliare, il cristocentrismo. Una Chiesa che, domandandosi chi sei, si è guardata dentro e non è rimasta a contemplare l'ombelico, come diceva Brambilla spesso, non si è guardata addosso, ha riscoperto nel suo cuore Gesù Cristo. Questo è decisivo. E allora ha potuto dire: adesso che ho scoperto chi sei, ho riscoperto chi sono, allora che cosa fare? Tutti gli interventi di riforma. E allora posso dialogare con le altre confessioni cristiane e le altre religioni, e persino dialogare con il mondo. È ciò che viene raccolto in quell'incipit della Lumen Gentium, in quel numero uno, lì dove si dice che la Chiesa è come strumento, come sacramento, ossia segno e strumento dell'intima comunione con Dio e dell'unione di tutto il genere umano. È stupenda questa immagine di Chiesa, perché ci dice effettivamente che la Chiesa è luogo di comunione, coinonia, come il Sinodo dell'85 ha sottolineato. Ma attenti bene, quale comunione? Con Dio e con tutto il genere umano, tutte e due i riferimenti sono compresi. È una comunione integrale. La fede cristiana non è quella che si tranquillizza pacificamente nella comunione personale con Dio, come se fosse la questione della salvezza dell'anima mia, è quella degli altri, chi si è visto si è visto. No, l'immagine della fede cristiana è di chi nel mondo è segno e strumento della comunione con Dio e di tutti gli uomini. È detto efficacemente in quell'immagine patristica raccolta agli inizi di Lumen Gentium. Che cosa si dice? Cristo è la luce delle genti, e questo sacro concilio donato nello Spirito Santo ardentemente desidera che la luce di Cristo, riflessa sul volto della Chiesa, illumini tutti gli uomini. È l'immagine che i padri dicevano così: Cristo è il sole, la Chiesa è la luna e il mondo è la terra. Cioè, non c'è nessun'altra luce che illumina questo mondo se non Gesù. La luna non gode di luce propria. Ma ve la immaginate una luna che, certo, illuminata dal sole, che ha questa fortuna, si tiene la luce per sé? Il mondo sarebbe in eclissi perpetua. No, la funzione della luna è di riflettere sul proprio volto la luce che è Cristo, per trasmettere questa luce a tutti gli uomini. Ecco la posizione della Chiesa, oserei dire doppiamente relativa a Cristo e relativa al mondo. Vedete che è una Chiesa che, scoprendosi fondata in Cristo, si riscopre contemporaneamente proiettata agli uomini. Ecco il punto di partenza della Gaudium et Spes. La Chiesa si trova nel mondo perché ha riflettuto sulla propria identità di Chiesa, e avendo riscoperto il volto
cristiano, cristocentrico, allora per questo si trova non rinchiusa a contemplare il suo Signore, ma a portare il Signore a tutto il mondo. Vedete che il progetto di Paolo VI trova compimento. E proprio perché si è riscoperta la natura della Chiesa, una natura cristiana, che allora il Concilio Vaticano II non può che chiudere con questo slancio verso tutto il mondo. Ma a questo punto, che cos'è il mondo? È una domanda talmente legittima che non solo Rahner e altri teologi l'affrontarono e la posero nei dibattiti, ma anche nei dibattiti di studio al di fuori delle sessioni ufficiali del Concilio, ma anche in aula stessa venne posta. Qual è la risposta? Ricordo che in una delle prime lezioni che feci su questo tema anni fa da giovane professore, un sacerdote mi disse: è bella questa idea della Chiesa nel mondo, ma come la mette con il mondo così come lo intende l'Evangelista Giovanni, che è il mondo opposto a Gesù? Beh, usiamo i criteri che ci siamo detti finora, leggere il Concilio con il Concilio. Giovanni, l'Evangelista, ha tutta la sua ragione per parlare del mondo inteso come il mondo delle tenebre che rifiuta il Signore. Ma, fino a prova contraria, l'Evangelista Giovanni non ha scritto la Gaudium Spes. Allora dobbiamo dire, qual è il significato che i padri attribuivano a questa parola? Credo che sia uno dei compiti importanti della teologia e dei cristiani oggi, e non tanto di pignoleria, aiutare a riscoprire il significato delle parole, il gusto delle grandi parole, evitando un rischio che, siccome diciamo le stesse parole, intendiamo lo stesso contenuto. Anche tra moglie e marito si sa già che usiamo magari le stesse frasi e poi diciamo due cose diverse. Dite due cose diverse. Qualche volta capita, insomma, via. A maggior ragione per quanto riguarda, capite, parole grandi come queste, Chiesa, se solo ci intervistassimo per ascoltare le immagini di Chiesa che abbiamo in mente, quante diversità. Ecco, mondo, che cosa si intende? Diamo la parola ai padri. Gaudium et Spes 2b. Non preoccupatevi, non andiamo a questo ritmo fino al numero 93. Vi ho proprio anticipato che nel proemio c'è tutto. Una volta che abbiamo spiegato il proemio, abbiamo quasi finito. Il mondo che il Concilio presenta è perciò quello degli uomini, ossia l'intera famiglia umana. Ah, per quanto siano legittime altre definizioni di mondo, in questo caso i padri intendono il mondo come tutti gli uomini, l'intera famiglia umana. Ecco perché la Chiesa è nel mondo. Siamo uomini anche noi, sì. Ah, ecco perché siamo già inseriti dentro questa umanità. E come è descrivibile questa umanità? Guardate le quattro pennellate con cui i padri la definiscono. Primo, mondo che i cristiani credono creato e conservato in esistenza dall'amore del creatore. Secondo, mondo certamente posto sotto la schiavitù del peccato, ma terzo, da Cristo crocifisso risorto, con la sconfitta del maligno liberato, e quarto, destinato a trasformarsi e giungere al suo compimento. Quattro pennellate con cui viene definita l'umanità, con cui i cristiani guardano l'umanità. Il mondo, cioè gli uomini, sono creati e amati da Dio Padre. È una visione certamente ottimista. Buona, perché? Perché se è vero che ogni guaglione è bello a mamma sua, al Padre Eterno questo mondo piace. Perché? Perché l'ha creato Lui, perché lo ama, perché ci ama. Tutti gli uomini sono creati come figli nel Figlio. Questo è il primo sguardo che i cristiani hanno verso tutti gli uomini. Sono tutti figli di Dio, tutti amati, tutti fratelli. Certo, questo punto di partenza, altamente teologico, non induce a un ingenuo ottimismo, perché dice: ma sappiamo anche che è segnato dal peccato, che è ferito. Ma questa ferita non lascia la Chiesa allora in una visione pessimista, all'opposto.
ma realista, perché dice: perché questo mondo, creato e amato da Dio, ferito dal peccato, è redento da Cristo. Ricordate le parole di Giovanni 23esimo, quando parlava contro i profeti di sventura e diceva: ricordiamo le parole del nostro Salvatore, il quale ha detto: non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Vedete che ci viene consegnata una visione realista dell'umanità, una visione realista alla fin fine di noi stessi. E quarto, questo mondo è destinato al suo compimento escatologico. Interessante, com'è che vi immaginate voi la fine del mondo? Chissà perché normalmente pensiamo sarà il disastro finale, ma anche i teologi giocano dicendo che l'escatologia non sarà la fine ma sarà il fine, allora vorrà dire qualche cosa. In senso cristiano diciamo che sarà il compimento, non la distruzione del mondo. Poi non so garantirvi come avverrà, tantomeno quando avverrà. Anche il figlio dell'uomo ha detto che non lo sapeva, quindi. Ma noi dovremmo guardare la meta come la realizzazione piena, come la vittoria finale. Ecco come con queste quattro pennellate ci è detto come la Chiesa, ci è detto come la Chiesa pensa il mondo. Capite che è uno sguardo squisitamente teologico, una visione cristiana del mondo, non sociologica. Ed è una visione che riprende il ritmo biblico di tante pagine, ad esempio, di Paolo. Creazione, peccato, redenzione, escatologia. Ecco perché allora, e qui è la terza e ultima parola, la Chiesa, fatta per la comunione con Dio di tutti gli uomini, in questo mondo, che sono tutti gli uomini, si riconosce nel. La lezione di stile che ci è consegnata è di intraprendere questa relazione, come stare nel mondo, come vivere questa relazione. Il concilio, il cammino del Concilio Vaticano II, che ha portato alla Gaudium et Spes, avrebbe già tante lezioni da darci. Se noi guardassimo tutta la sua storia, potremmo condividere quello che Otto Hermann Pesce scrive nel suo libro, che il processo è già il risultato. Cioè dice, il cammino che la Gaudium et Spes ha fatto per poter nascere ha già prodotto quel risultato che dopo ha scritto. Cioè la Gaudium et Spes è l'apertura della Chiesa al mondo contemporaneo. Ma non è che ha detto: questa è una bella idea, guarda, una cosa nuova, la diciamo, adesso iniziamo a farla. No, è facendola che progressivamente ha maturato questa idea e allora l'ha scritta. È tutto il cammino di stesura, è già una progressiva apertura. E non è un caso che venne fatta dalla commissione mista, che una parte così ufficiale di un documento tanto importante venne scritta da un sociologo, laico, o un laico che ha scritto il documento del Magistero. Stupendo questo. Ci sono davvero delle lezioni preziose in questo testo. Allora, come declinare questo nel, questo rapporto? Mi sembra che, leggendo trasversalmente la Gaudium et Spes, sono quattro i modi con cui ci sono suggeriti. Il primo, potremmo chiamarlo così, di una profonda solidarietà. Se leggete il numero 1 del proemio e il numero 3, troverete che si parla più volte di solidarietà, collaborazione, cooperazione. Leggo un pezzetto del numero 3. Il popolo di Dio non può dare dimostrazione più eloquente della solidarietà, del rispetto e, udite, persino dell'amore di esso nei riguardi dell'intera famiglia umana, cioè del mondo, che instaurando con esso un dialogo. Allora, c'è una insistenza nel sottolineare parole positive: solidarietà, amore, rispetto. Vedete che si vuole superare un atteggiamento di sospetto e di distanza per assumerne un opposto di collaborazione. Anzi, è interessante, quando leggerete il testo, cioè, o magari già l'avete fatto, notare che spesso la collaborazione è reduplicata, cioè si dice una collaborazione nel comprendere i problemi e nel darsi da fare per risolverli. Cioè, spesso Gaudium et Spes gioca contemporaneamente su un livello teorico-pratico.
Interessante questo. Una Chiesa che si sporca le mani, non che dall'alto dice bisognerebbe fare così. E chi lo fa? Una Chiesa che dice, illuminando con la luce del Vangelo, aiuta a comprendere i problemi dell'uomo di oggi, a dare le risposte e poi cerca, collaborando con quelli che Giovanni XXIII chiamava tutti gli uomini di buona volontà, tutti. E questi riferimenti li trovate. Ecco, un atteggiamento positivo. Secondo, un atteggiamento di dialogo. Dialogo. Una parola grande ma invecchiata in fretta. Penso che sia stato soprattutto nella prima fase post-conciliare che una certa insistenza sul dialogo abbia portato a un abuso della categoria, un suo consumo. Perché? Perché sotto la categoria di dialogo di fatto si sono date forme molto diverse, appunto tale che oggi a fatica risentiamo questa categoria, anzi portiamo il timore che il dialogare voglia dire annacquare il Vangelo o magari mettere tra parentesi lo specifico cristiano, perché così prima ci intendiamo sull'umano e poi dopo il cristiano non viene più, perché questo è lo schema preconciliare, natura e soprannatura. Allora io credo che storicamente dobbiamo essere onesti. Se ci sono stati modi, forme in cui il dialogo è stato declinato in maniera non corretta, questo va riconosciuto e bisogna imparare dalla nostra storia. E tuttavia non posso esimermi dal dire che questa è una delle categorie importanti del Concilio Vaticano II. E anche qui, allora che cosa bisogna intendere? Ormai l'avete imparato. Leggere il Concilio con il Concilio. Torniamo a leggere il Concilio. Lì vi lascio due riferimenti. Primo, dobbiamo rileggere l'Ecclesiam Suam di Paolo VI. La terza parte è tutta dedicata al dialogo ed è interessante perché ci sono passaggi in cui dice con chiarezza che il dialogo è fatto nella verità, per cui senza nascondere nulla ma con estrema carità. Cioè come se dicesse la volontà di dialogare con tutti gli uomini è perché prima io sono innamorato del contenuto e quindi se sono innamorato del contenuto lo voglio dare. Voglio che sia capito, non mi basta dire io annuncio il Signore, se volete ascoltate, se no. No, perché quando uno è appassionato di qualche cosa, dice Turoldo, diventa persino un poeta. E soprattutto lo è se è innamorato anche dell'uditore. È per il tuo bene che io ti comunico una buona notizia. Quanto sono belli i passi di coloro, dei messaggeri di pace, di una buona notizia. Ci sono tante indicazioni nell'Ecclesiam Suam che dicono la serietà del dialogo, ma credo che forse l'indicazione più diretta che ci fa dire che il dialogo è una forma della relazione Chiesa-mondo, oggi diremmo della nuova evangelizzazione, che non può essere persa perché la ritroviamo in Dei Verbum, lì dove si dice che nella rivelazione, che noi abbiamo la rivelazione perché Dio è sceso a colloquium con gli uomini. Ah, perché voi cristiani avete la verità? Perché sapete che Dio c'è? Anzi, perché sapete che Dio vi vuole bene? Anzi, sapete che Dio è padre e che voi siete figli? Perché? Perché Dio ha dialogato con voi. Ah, ecco perché la Chiesa dialoga con tutti, perché qualcuno ha dialogato per primo con lei. Allora il dialogo, al di là di tutte le forme storiche con cui magari lo abbiamo eseguito, il dialogo deve assumere la forma che Dio per primo ha utilizzato per dialogare con tutti gli uomini. Il terzo modo, quello della reciprocità, è un riferimento che troviamo soprattutto nella quarta parte. Numero 40, numero 44, interessante. Il capitolo 4 fa riassunto dei primi tre capitoli, che dice così, numero 41, che cosa la Chiesa ha da insegnare sulla persona umana, che è il capitolo 1, numero 42, che cosa la Chiesa ha da insegnare sulla comunità degli uomini, che è il capitolo 2, che cosa la Chiesa ha da insegnare sul lavoro, numero 44, che cosa la Chiesa ha da imparare
Stupendo. Una chiesa che non si pone più solo nella posizione della maestra, ma che ha da imparare. Perché, dice, non è una cosa nuova, perché la storia della chiesa ci insegna che dialogando con le varie culture la chiesa ha imparato qualche cosa. E attenti, non è che impara il linguaggio per poter mediare il Vangelo in tutte le culture. Certo che se vado in Africa devo imparare la lingua locale, ci vuole qualcuno che me la traduca. No, perché così facendo in realtà mi accorgo che guardo il Vangelo con occhi nuovi e questo mi permette di scoprire altri riverberi della bellezza che ha il Vangelo. Non è una cosa nuova, in tutte le culture è avvenuto così. Quando il Vangelo dalla cultura semitica è passata in quella ellenistica, greco-latina, sono nati i grandi dogmi cristologici e trinitari. La Chiesa, cioè, ha imparato qualche cosa di più del Vangelo, ha trovato degli strumenti che le hanno permesso di guardare meglio il Vangelo. Ecco perché c'è da guardare non con paura, ma con speranza a questo dialogo con le culture, e addirittura perché questo permette di imparare qualche cosa di sé, qualche cosa del Vangelo. L'ultima forma, quella più paradossale forse, ma più alta, è quella del servizio. La Chiesa che nel mondo si riconosce a servizio del mondo. Guardate come culmina il numero 3, ormai avete capito che siamo ancora all'inizio, al numero 3 della Gaudium et Spes. La Chiesa non è mossa da alcuna ambizione terrena. Stupendo. La Chiesa che dialoga con il mondo non per trucchi, per strategie di conquista, la Chiesa non è mossa da alcuna ambizione terrena. Essa mira solo a questo, continuare sotto la guida dello Spirito Paraclito l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Una Chiesa serva del mondo, a servizio del mondo, non asservita al mondo. Serva del mondo perché Cristo si è fatto servo degli uomini. Vedete fino a che punto la Chiesa del Concilio si è posta nel mondo, solidale, in dialogo, disposta ad imparare e persino a servizio. A servizio non perché si è umiliata davanti al mondo, ma semplicemente perché ha voluto prendere lo stesso posto di Cristo. Stupenda. Questa rivoluzione copernicana che ha portato la Chiesa in quella posizione di servizio semplicemente per essere più simile a Gesù. Ecco, una Chiesa a immagine di Cristo. Quando abbiamo colto questo, abbiamo colto le ragioni, il fondamento della Chiesa nel mondo, di questo atteggiamento carico di speranza. Non perché, diceva Paolo VI, la Chiesa ignora i problemi di questo mondo. Non ha una visione ingenua, ma realista. Ed ha una visione cristiana, cioè sostenuta da Cristo. Credo anch'io, come scrive Chiavacci in uno dei commentari più belli sulla Gaudium et Spes, che l'ottimismo di Gaudium et Spes non è sociologico, ma teologico. Cioè non è fondato sulle nostre forze, ma è fondato solo su Gesù Cristo. Ed è fondato proprio su quella rilettura teologica della Chiesa e del mondo. E allora qui si capisce e troviamo la risposta all'interrogativo. Ma perché? Se tutto questo è il messaggio della Gaudium et Spes, perché è detto così bene nel titolo, tre parole, anticipato nel proemio, e poi abbiamo dovuto arrivare al capitolo quarto, dal numero 40 in poi? In mezzo che cosa c'è stato, se dobbiamo fare, mettere la Chiesa nel mondo? La Chiesa è già nel mondo. Dobbiamo declinare il dialogo, la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. In mezzo che cosa c'è stato? C'è stato capitolo 1 sulla persona, capitolo 2 sulla comunità degli uomini, capitolo 3 sul lavoro, cioè
l'antropologia. Cioè si è detto chi è l'uomo. Sembra quasi una lunga parentesi, ma siamo qui che dobbiamo rimboccarci le maniche, ci sono tanti problemi urgenti e si capisce allora il gusto della seconda parte. La famiglia, il lavoro, la pace, l'economia, la politica, i temi della dottrina sociale della Chiesa. Perché questa lunga parentesi? Perché non andiamo subito al sodo? Perché come facciamo a intenderci con tutti gli uomini di buona volontà sulle questioni della famiglia? Vedete che era un problema urgente già a quei tempi. Quando ci si dice oggi che oggi la famiglia è in crisi, cioè beh, anche ai tempi del Concilio Vaticano II, interessante, il primo convegno nazionale della Chiesa italiana aveva tre temi urgenti. Il primo era la famiglia. Beh, io vi direi, insomma, ecco, chi tiene famiglia si senta un po' meno in crisi, ecco, oggi. Non è che siamo proprio peggiori dei nostri padri, magari non migliori, ma forse perché questo è un nodo sensibile e importante che ogni stagione scatena dei problemi. Allora, come affrontare questi nodi? Ecco perché c'è tutta la prima parte. E la prima parte parla dell'uomo. Cos'è sta storia? Vuol dire che prima ci si intende sull'uomo e poi allora si arriva ad affrontare i problemi. Ed è interessante, qui non abbiamo il tempo di vederlo, ma ciò che viene detto in tutta questa riflessione sull'uomo si dice: la Chiesa crede che agli interrogativi più profondi dell'uomo, andate a vedere almeno il numero 10, chi sono io, da dove vengo, dove vado, perché la vita, la morte, perché la sofferenza, la Chiesa crede che la risposta è Cristo risorto. La risposta all'interrogativo chi è l'uomo, l'interrogativo di ogni persona, non dei singoli credenti, di ogni uomo, la Chiesa dice la risposta che conosciamo è Gesù. È Gesù. Se parto da Gesù, comprendo chi è l'uomo. Questa è la chiave di volta dell'antropologia cristiana, della visione cristiana dell'uomo. Potremmo dire, ce l'ha indicata Ponzio Pilato, il quale, pur senza saperla riconoscere, ci ha indicato la verità dell'antropologia. Ecce homo. Gesù è l'uomo. E lo scandalo di tutte le epoche, anche per noi cristiani, è che ci ha indicato la verità dell'uomo nel crocifisso, non in un eroe, non in un campione, nel crocifisso. Nell'uomo che sembra fallito, nell'uomo che porta nel suo corpo i segni della sofferenza, nell'uomo che sa fare una sola cosa, amare, fino alla fine. Quello è l'uomo. Ecco, allora che cosa ci consegna dell'antropologia cristiana? Ci dice che noi dobbiamo, se partiamo da Gesù, comprendiamo chi è l'uomo. E su questa base riusciamo ad affrontare le singole questioni pratiche, le singole questioni della dottrina sociale della Chiesa. È quello che oggi tecnicamente la morale sociale chiama il modello della mediazione antropologica, cioè non si parte genericamente da alcuni principi e da questi si deducono le scelte pratiche, no? C'è la mediazione antropologica. Ricordate quando Cardinal Tettamanzi ci ha fatto fare un anno intero dedicato alla dottrina sociale? C'era un bel testo rosso, Cristiani nella città, che era una sintesi del testo di Don Erosmonti e Don Ernesto Combi, Fede e società, e il modello era questo: non si può partire dalla fede e dedurre subito la società, bisogna partire dal Vangelo. Da questo ricavo un'immagine di uomo, da questo colgo i valori e quindi posso plasmare una società, cioè fare delle scelte pratiche. Capite che dall'inizio alla fine c'è un po' di strada. E allora capite che anche i vari passaggi dicono una necessaria mediazione. Ecco. È come se il Concilio ci dicesse, ci avesse insegnato che per arrivare a affrontare quei problemi così urgenti di oggi bisogna passare
dall'uomo. È come se l'uomo fosse la tavola attorno alla quale ci possiamo sedere con tutti gli uomini di buona volontà per intenderci e comprendere e risolvere i problemi più urgenti. C'è sempre un atteggiamento teorico-pratico, ma noi quale visione di uomo abbiamo? È quella che ricaviamo da Gesù Cristo. Non abbiamo la pretesa che tutti accolgano i presupposti, che accedano cioè alla fede in Gesù Cristo, ma su una immagine di uomo possiamo intenderci. Se possiamo dire che la persona è un valore assoluto, noi lo sappiamo a partire da Gesù Cristo, perché ciascuno è creato e amato da Dio Padre. Allora possiamo dire, questa è la nostra antropologia. Possiamo dialogare con tutte le culture. Non dite che è un valore così scontato. Forse è anche un po' faticoso dire che è un valore immediatamente deducibile dalla natura umana. Perché non mi sembra che siano così tante le culture che hanno il riconoscimento del valore assoluto della persona. Forse la globalizzazione ci sta aiutando a toccare con mano la singolarità della visione cristiana dell'uomo e anche quanto nella cultura occidentale sia nato grazie ad essa. La cultura greca non aveva la persona come centro, la polis era il valore primario, per cui se uno deve essere sacrificato per la polis, che muoia uno purché si salvi la polis. Anche nell'Oriente, forse non c'è l'estremo Oriente, un valore così assunto del singolo, della persona. Ecco, vedete come è possibile, a partire dal Vangelo, raccogliere un'immagine di uomo e sederci con tutti gli uomini di buona volontà attorno a questa immagine di uomo e poi fare delle scelte pratiche. Ecco, la mediazione antropologica, questa è la via della dottrina sociale della Chiesa. Conoscete tutti il più grande teologo contemporaneo che ha insegnato e attuato questo modello, Giovanni Paolo II, il quale fin dal primo suo discorso ha detto: l'uomo è la via fondamentale della Chiesa. E andate a vedere, lui che ha dichiarato il suo ministero come una continuazione e attuazione del Concilio Vaticano II, fin dal primo discorso ha citato il Concilio, e non genericamente, ha citato la Gaudium et Spes. Nella Redemptor Hominis, la sua prima enciclica, il testo più citato non è neanche uno dei Vangeli, ma è la Gaudium et Spes. E capite che allora la Gaudium et Spes dice davvero di un volto nuovo di Chiesa, ma di una Chiesa non ingenua, di una Chiesa fondata teologicamente dentro il volto di Cristo che è stato riscoperto da tutti gli uomini. E allora dobbiamo ritornare a questa immagine di Chiesa, raccogliere quel compito e cercare di portarlo avanti ancora nell'oggi. E è per questo che vorrei chiudere con un'inclusione, ritornando all'inizio, con una parola di speranza. Beh, una grande speranza io credo che ci venga oggi, in una giornata che rimarrà memorabile, per questo, di fronte a questo nuovo pontefice, questo uomo di Dio che non ha fatto un discorso, che ha iniziato pregando, anzi, che non ha dato anzitutto la benedizione, che ha chiesto di essere benedetto. Ecco, mi sembra un Papa che sulla scia degli altri ci fa risentire vivo lo spirito del Concilio, uno spirito che guarda il mondo con speranza, perché ha una parola di bene da dire, il Vangelo, che è buona notizia, e ha del bene da dare agli uomini, anzi, gli vuole bene. Credo che questo stile di speranza sia racchiuso nelle ultime parole di Giovanni Paolo, nelle ultime parole di Paolo VI. Scriveva così durante il Concilio: noi guardiamo al nostro tempo e alle sue varie contraddittorie manifestazioni con immensa simpatia e con immenso desiderio di offrire agli uomini di oggi il messaggio di amicizia, di salvezza e di speranza che Cristo ha recato nel mondo. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui.
lo sappia il mondo. La Chiesa guarda adesso con profonda comprensione, con sincera ammirazione e con schietto proposito, non di dominarlo, ma di servirlo, non di disprezzarlo, ma di accrescerne la dignità, non di condannarlo, ma di offrirgli conforto e salvezza. Ecco, quel concilio che Giovanni Paolo II ci ha indicato come la bussola per il terzo millennio, invita la Chiesa del terzo millennio a guardare il mondo così, con immensa simpatia. Questa Chiesa che guarda con simpatia al mondo, oggi siete voi. Abbiamo la gioia di avere con noi stasera, in esclusiva per voi, Don Francesco Scanziani, professore di antropologia teologica e di escatologia presso il seminario di Venegono, presso l'Istituto di Scienze Superiori di Milano e presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Buonasera Don Francesco. La prima domanda stasera è un po' d'obbligo. Qualche ora fa è stato nominato il nuovo Papa, questo Papa che ha scelto come nome Papa Francesco I, stesso suo nome. Si dice che già nel nome ci sia un po' il programma del Papa. Francesco ricorda un po' la povertà. Pensa che la Chiesa stia iniziando un nuovo cammino? Ma ci auguriamo sempre passi nuovi, ma nella profonda continuità con quello che la Chiesa ha già fatto, visto che ha citato proprio un altro grande Francesco. Ascolteremo lui per poter comprendere le ragioni della scelta di questo nome. Di sicuro ha colpito prima che la povertà l'umiltà. Un uomo che incomincia pregando e mettendosi in ginocchio chiedendo a tutti di pregare per lui. Questo sicuramente è francescano. Durante il suo incontro lei ha voluto ribadire come la Gaudium et Spes abbia un altro, il suo titolo si completa con un'altra frase, la Chiesa nel mondo contemporaneo. E l'ha voluta definire come una rivoluzione copernicana. Ma come deve essere pensata e attualizzata la Chiesa, la presenza della Chiesa nel mondo di oggi? Dunque, questa definizione, questa rivoluzione copernicana è stata indicata da grandi teologi come Luigi Sartori e dunque non è una novità. Il modo con cui la Chiesa lo può attualizzare oggi non è compito mio, attendiamo appunto che il Santo Padre dia le indicazioni più opportune. Di sicuro è un compito che resta alla Chiesa di ogni epoca. Quando il Concilio Vaticano II indicava questa strada, lo faceva in riferimento al mondo, a lui contemporaneo. Oggi Giovanni Paolo II ha indicato sempre questo concilio per la Chiesa del terzo millennio. Credo che sia riduttivo dare una forma e un modo anche per l'oggi, perché le realtà pur nel mondo globalizzato sono così varie che occorre un'attenzione specifica momento per momento e luogo per luogo. Quali sono, Don Francesco, le sfide che la Chiesa deve affrontare nel mondo contemporaneo? Caspita, ma qui siamo ai progetti di un pontificato, capisco che siamo davvero all'esordio e credo che, come ci è stato detto, che i cardinali stessi in questi giorni abbiano ragionato molto sulle urgenze della Chiesa. Penso che il passo sicuro da cui partire è quello da l'ultimo che ci ha consegnato Benedetto XVI, che ci ha invitato a dedicare un anno intero al tema della fede, come a dire ripartiamo dall'essenziale, come Martini fece al termine del suo ministero, ripartiamo da Dio. Questa è la sfida tanto antica ma sempre nuova, perché anche quando parliamo di nuova evangelizzazione possiamo dire che il Vangelo è sempre lo stesso, nuovi sono i modi, le forme e le persone a cui annunciarlo.
Come lei ha detto e ha sottolineato durante il suo incontro, durante il suo intervento, questa Costituzione è un documento molto caro a Papa Giovanni Paolo II, perché appunto si parte dall'uomo e si sottolinea il fatto che l'uomo non sia solo materia, ma l'uomo è anima e corpo, è spiritualità. Ma qual è la vocazione e la missione dell'uomo sulla terra? Proprio nel proemio, Gaudium et Spes dice che è compito della Chiesa annunciare la vocazione divina dell'uomo, la vocazione altissima. Gaudium et Spes non lo esplicita fino in fondo, ma indica dove trovarlo, cioè in Gesù Cristo. E quando ascoltiamo Gesù Cristo, scopriamo che la vocazione dell'uomo è quella di essere figlio di un Dio che gli è padre e fratello di tutti gli uomini. Ecco perché la missione della Chiesa, così come è ripetuta in Lumen Gentium, come è ripetuta in Gaudium et Spes, basterebbe prendere l'epilogo, il numero 92, si dice, è di costruire quella fraternità universale che corrisponde alla propria vocazione. Cioè una Chiesa è se stessa quando contribuisce alla costruzione della famiglia umana. Grazie Don Francesco per la sua collaborazione e soprattutto per la sua chiarezza nell'illustrare questa Costituzione non semplice. Grazie Don Prego, Francesco. buona continuazione.